Amici di Gida TV, ben ritrovati ad una nuova edizione delle news che, come da un po' di tempo oramai, inizia sempre con polemiche e dissensi nei confronti della legge di riforma. A Milano, il premier Renzi nei giorni scorsi è stato duramente contestato alla festa dell'unità dalle migliaia di lavoratori presenti che chiedevano di poter esercitare il loro diritto al lavoro. I docenti presenti, durante il suo intervento, al grido di "la scuola pubblica non si tocca", hanno intonato cori contro la sua riforma. Altra critica alla legge 107 arriva da chi non si aspetta, la scuola cattolica. La rivista dei Gesuiti si allinea con i sindacati, affermando di avere seri dubbi sui nuovi poteri affidati ai presidi. E ci si chiede, chi li controllerà? Si dichiara di avere seri dubbi sulla mancata inclusione dei nuovi saperi, che penalizzerà gli studenti che usano tecniche di apprendimento derivanti dai social network e dai linguaggi differenti. Una scuola quindi che tende a creare disparità, ma affermano la legge può sempre essere migliorata. Il 6 settembre a Bologna c'è stato un incontro nazionale della scuola contro la legge 107-2015. Durante l'incontro si è parlato di salute, democrazia, referendum e prossime mobilitazioni. In questo incontro è stata proposta la creazione di un comitato tecnico composto da costituzionalisti ed esperti che dovrebbero valutare i quesiti referendari. E si è anche sottolineato che le commissioni legislative possono ancora esprimere parere contrario sui decreti attuativi. Intanto il ministro Giannini ha convocato il sindacato per il 23 settembre per discutere i temi della formazione iniziale e l'accesso al ruolo dei docenti, la valutazione dei dirigenti scolastici, i nuovi criteri per ripartire i fondi di istituto e i laboratori e il piano scuola digitale. I sindacati ritengono positivo questo fatto per cominciare a discutere in merito dei tanti nodi irrisolti della legge 107-2015. Mobilità e chiamata diretta dei docenti, vicari e ambiti geografici assumeranno nuove forme con la legge 107. I comma 18 e 19 della Buona Scuola introducono il principio basato sulla trasformazione del diritto alla titolarità della sede in diritto alla titolarità sull'ambito territoriale. L'assegnazione delle sedi ai docenti avverrà ad opera dei dirigenti scolastici con incarichi triennali su posti vacanti e disponibili ed anche, se necessario, per una disciplina per i quali non si è abilitati, a patto che si abbiano i titoli di accesso e un poco di esperienza e anche a patto che non ci siano nell'ambito docenti abilitati in questa disciplina. Gli ambiti territoriali saranno stabiliti dagli uffici scolastici. Per la questione dell'esonero dei collaboratori del preside, essi possono essere esonerati o semi-esonerati a discrezione del dirigente ed possono essere sostituiti con il personale derivante dall'organico del potenziamento fino al completamento della fase C del piano assunzionale. Per questa settimana è tutto, arrivederci da Giuseppina Gagliardo per Gida TV.